Stavo portando il mastello del vetro al di fuori della mia abitazione quando la pattuglia dei carabinieri mi ha fermato. Si è difeso così davanti al giudice per le indagini preliminari, al tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli, 49enne di origine siciliana, tratto in arresto lo scorso sabato in flagranza di reato per l'evasione dalla detenzione domiciliare. Il giudice ha convalidato l'arresto eseguito dai militari su disposizione del PM e ha revocato la misura cautelare all'esito dell'udienza di convalida celebrata questa mattina in tribunale. Il 49enne, che era stato condannato per associazione a delinquere, deve scontare la pena residua di 4 mesi. Dopo specifica segnalazione nonché denuncia, è stato fermato dai carabinieri nei pressi della sua abitazione in violazione della detenzione domiciliare. Per l'avvocato difensore Maria Grazia Lepore, il suo assistito stava semplicemente portando il mastello della differenziata al di fuori della propria abitazione, per cui la condotta posta in essere non avrebbe configurato un'evasione. Il 49enne torna in detenzione domiciliare dal momento che il GIP ha revocato la misura cautelare applicata in flagranza di reato, pur convalidando l'arresto eseguito dai militari, concedendo i termini a difesa rinviato al prossimo 13 ottobre per la celebrazione del rito direttissimo.